Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi vi parlo di un po' di cosine interessanti. A Lucca Comics and Games 2024 sono usciti dei nuovi titoli manga, alcuni di questi proprio in anteprima, e alcuni di questi titoli mi hanno colpito davvero tanto. Pensavo di poter dedicare una recensione specifica ad ognuno di questi titoli, ma più andavo avanti con la lettura, più accumulavo titoli dei quali volevo parlarvi. E siamo sempre più stretti con i tempi perché poi ci sarà anche Games Week, quindi salirò a Milano. Quindi con questo video ho deciso di raccontarvi i 4 titoli manga che mi hanno colpito di più tra quelli usciti in concomitanza con la fiera lucchese, kermesse dove ogni anno tantissimi editori lanciano le loro novità. Non c'è un ordine, non è una top, ma sono 4 titoli che con il primo volume mi hanno colpito, titoli che penso siano interessanti da seguire, insomma titoli che io seguirò sicuramente. Inizio con un titolo che personalmente attendevo tantissimo, l'avevo scoperto tempo addietro in Francia tra i titoli pubblicati, e credo che sia un gran bel colpo di sensei manga. Sto parlando della Volpe e il piccolo Tanuki, Cory Sandman, di Mi Tagawa. Miniserie in 7 volumi già completa in Giappone, edizione molto carina con questa sovracoperta ruvida, illustrazione a colori in apertura e prezzo di copertina di 7,50€. Vi leggo velocemente la sinossi proposta dall'editore e poi parliamo un po' di questo titolo. C'era una volta Senzo, una volpe prepotente e temuta che seminava il terrore sul suo cammino. Così, per proteggere il mondo, gli dei la sprofondarono in un lungo sonno. 300 anni dopo, nel nostro tempo, però, decidono infine di liberarla, ad una condizione: prendersi cura del piccolo Mampachi, un tanuki abbandonato dalla sua famiglia, per farne un degno servitore degli dei. Inizia qui un'avventura dolce, profonda ed emozionante, adatta a tutte le età, un racconto senza tempo sul valore dell'amicizia e il rispetto. Secondo me la sinossi ci sta di brutto e devo dire che è veramente un manga per tutti, soprattutto se amate un po' anche le leggende giapponesi, perché ci sono tantissimi riferimenti a divinità e spiriti. La trama è molto interessante, i personaggi sono ben curati, questa volpe burbera che si avvicina sempre di più a questo piccolo tanuki, dando comunque già dal primo volume qualche segno di umanità, e questo piccolo tanuki dolcissimo, davvero un cucciolo impossibile da non amare. Questi due personaggi, oltre a convivere insieme, dovranno anche risolvere i problemi degli dei, quindi si troveranno in mezzo a diverse avventure. I disegni sono molto carini, magari vi mostro qualche cosa. Questa è la volpe risvegliata, questo è il piccolo tanuki davvero dolcissimo e questo è anche il loro primo approccio, tra l'altro. Una bella ambientazione. Poi qui c'è il primo problema che devono risolvere con questo spirito molto particolare, la nostra volpe arrabbiata, un bel flashback oscuro. Direi comunque disegni davvero perfetti per un'opera come questa. Una storia che scalda il cuore e che seguirò davvero con tanta curiosità. Bella bella. Continuiamo con un altro titolo interessante, torniamo in un mondo magico dell'atmosfera decisamente fantasy, con la prima stagione dell'anime terminata da poco. Sto parlando di Wistoria, Wand and Sword, manga shonen di Kodansha portato in Italia da Musubi Edizioni. La storia è di Fujino Omori, sceneggiatore d'esperienza, già autore di Danmachi, che sta lavorando anche a tanti altri progetti. E i disegni sono di Toshi Aoi. Il manga in Giappone è già arrivato a 10 volumi ed è ancora in corso. Devo dire che dopo una buona stagione animata mi aspettavo che arrivasse in Italia. Anzi, me lo aspettavo pure prima. Diamo velocemente un'occhiata alla edizione. Il volume ha la sovracopertina, non ha pagine a colori al suo interno. Hanno scelto una carta meno rigida che rende il volume molto più fruibile e molto meno rigido. Sotto la sovracopertina ci sono le schede dei personaggi. Insomma, questo è il volume che è proposto ad un prezzo di copertina di 7,90€. Andiamo a leggere la sinossi e parliamo un po' anche di questo titolo. Will Serfort vuole mantenere la promessa fatta alla sua amica di infanzia e sogna di raggiungere la cima della torre magica, accessibile solo ai maghi più potenti. Per raggiungere il suo obiettivo, si iscrive all'Accademia di Magia Rigarden. Diversamente dai suoi compagni, Will non possiede alcun talento magico. Dovrà perciò usare tutta la sua abilità con la spada per prevalere sugli altri maghi. Voi direte, storia già sentita, Black Clover, Mashal... Sì, ma sono due titoli che a me sono piaciuti di brutto. E in tutta sincerità, motivazioni e personaggi sono decisamente diversi. Resta questa ambientazione d'Accademia di Magia, un po' potteriana, però c'è una bella parte anche di bullismo e discriminazione, e soprattutto il protagonista Will, che nella vita sembra proprio un totale inetto, uno sfigato. Se prende in mano una spada diventa un guerriero senza esitazioni, con agilità e forza spropositate, un fuori classe, ed è molto bello secondo me questo contrasto. Inoltre è mosso dall'amore, a differenza di tante storie come questa dove il protagonista è mosso spesso dall'ambizione personale. In più c'è una società originale con una struttura ben precisa e una bella ambientazione con una minaccia costante che sembra poter
arrivare dal cielo. Tutto molto interessante fino a qui. Aggiungiamo anche dei bei disegni che ora vi mostro. Questo è il nostro protagonista inetto nella vita di tutti i giorni, che davvero non riesce neanche a usare minimamente il potere magico. Qui c'è un po' una leggenda che racconta proprio quella problematica del cielo che vi menzionavo. Guardate anche questo palazzo, che figata. Questo è Will con la spada, che diventa davvero inarrestabile. Cambia anche gli occhiali, tra l'altro. Combatte davvero come un fuoriclasse. E guardate anche qui che pose veramente magnifiche. Anche tutti questi cerchi magici, veramente disegnati molto molto bene. Tanta roba, secondo me. Ci sta di brutto. Personalmente sono convinto. Questo è un bel titolo che sicuramente continuerò, non solo per vedere i progressi di Will, ma per scoprire anche i misteri di questo mondo. Molto interessante. Il terzo titolo è un manga europeo, e qui devo fare veramente i complimenti a Gaijin, perché sta portando davvero dei bei titoli. Mi avevano già fatto felice con Silence, che lo aspettavo tantissimo, e ora mi porta un altro manga che aspettavo di brutto. Kova, manga di questa giovanissima autrice spagnola, Konata, che secondo me è un talento davvero fuori scala. Tra le autrici europee più interessanti in assoluto. Il titolo è di Planeta Manga, editore spagnolo, e in Spagna è già uscito il secondo volume. Gaijin lo ha portato in Italia, e il primo volume è arrivato proprio in anteprima per Luca Comics. Non me lo sono fatto sfuggire, perché davvero ne avevo parlato già anche più volte in live. Già solo a guardare i disegni ero rimasto praticamente fulminato. Vediamo velocemente l'edizione, anche qui come sta facendo Gaijin per questi titoli abbiamo la copertina in cartoncino con le alette. Questa tra l'altro è anche stampata all'interno, sia davanti che dietro, figata, e abbiamo anche diverse pagine a colori all'interno, proprio all'inizio del manga. La copertina è una figata totale, davvero d'impatto secondo me, e il volume è proposto ad un costo di 8,90€. Anche qui adesso vediamo la sinossi che ci dà l'editore e poi parliamo un po' del titolo. Molto tempo fa i nostri antenati fecero un patto con le divinità in cambio di doni. Ci hanno reso la vita più facile nelle terre ghiacciate, ma quando sono arrivate le bestie del mare, le acque si sono impregnate del loro sangue nero. Oggi è un giorno fondamentale nella vita di Aki, perché deve superare il rito della sua tribù per diventare adulto a tutti gli effetti. Si tratta di un evento molto importante per lui, e potrà contare sull'aiuto di suo fratello Iaco per affrontare questa sfida. Ma qualcosa sta arrivando dal mare, qualcosa che distruggerà le loro vite. Bella, devastante, praticamente abbiamo questo incipit molto figo, con queste divinità particolari, che sono davvero importanti per la storia, e se leggerete il volume capirete che anche il titolo è legato a queste divinità. Questa parte mitologica è una figata, ed è stata creata ad hoc dall'autrice per questa storia. L'ambientazione è un mondo totalmente avvolto da neve e ghiacci, e queste tribù sono tribù nomadi o seminomadi, che possono ricordare un po' gli Ainu, un po' gli indiani d'America. Figata, perché queste tribù sono super legate alla mitologia precedentemente citata. Hanno riti, usanze e anche poteri legati a queste divinità. Tutto curatissimo, per me davvero pazzesco. Come si capisce dal finale della sinossi, ci sarà una minaccia e un evento che sconvolgerà la vita del protagonista, che si ritroverà catapultato in una fuga disperata e in un'avventura forse più grande e devastante di ciò che riesce a sostenere. Dovrà crescere davvero in fretta. Una storia che sa essere anche cruda e violenta, tanti misteri che tengono l'interesse davvero alto, sia dal punto di vista degli eventi che stanno accadendo, sia dal punto di vista della mitologia, sia dal punto di vista del mondo, perché sembra esserci altro che si sta avvicinando, che arriva da oltre i confini conosciuti da questi popoli. Non mancano azione devastante e combattimenti, e come vi dicevo prima, i disegni sono davvero super. E adesso ve li mostro. Innanzitutto guardate questa apertura con pagine a colori. Qui abbiamo il villaggio, qui abbiamo il fratello del nostro protagonista di ritorno dalla caccia, qui abbiamo il nostro protagonista in un timido tentativo di invocare i suoi poteri. Guardate che scene comunque devastanti con questo mega orso. Anche qui guardate che figata, questo mega orso che sta cercando il nostro protagonista qua sotto. Abbiamo anche altri personaggi poi che entrano in azione con questi archi. Guardate, bella questa scena tra l'altro. E qui un altro villaggio sospeso sugli alberi, davvero tutto curatissimo. Le tavole sono davvero davvero tutte super, e anche i personaggi disegnati davvero bene. Stessa cosa per l'azione, davvero una figata. Spero che abbiate percepito anche voi che bomba di fumetto è questo. Non dovete perdervelo. Io sono super contento che è arrivato finalmente anche da noi in Italia. Davvero pazzesco. L'ultimo titolo è una lettura un pochino più cazzona, un pochino più tamarra, che aspettavo comunque tanto. È un titolo che arriva per Planet Manga, Tank Chair, di Manabu Yashiro. Manga shonen di Kodansha, abbastanza fuori dalle righe, che in Giappone è già arrivato a 7 volumi ed è ancora in corso. Tra l'altro fino al 30 novembre trovate l'edizione Cut Price a 1€. Se vi incuriosisce vi consiglio di dargli un'occhiata. Lo trovate a 1€ anche su starshop.it, codice MARI15 per le spese di spedizione gratis con 15€ di spesa. Regalate. Qui torniamo alla
all'azione devastante. Vediamo l'edizione, che è la classica edizione economica di Planet Manga. Come vi dicevo, questo l'ho pagato 1 euro, poi però il prezzo di copertina sarà 5,20 euro. Questa versione promozionale ha lobby, questa fascetta che vedete, che riporta il prezzo ridotto e il logo. Dietro hanno scritto: la nuova hit targata Kodansha, la casa editrice di Blue Lock e l'attacco dei giganti. Come sempre, minimo sforzo, non ha messo nulla sul manga e ha nominato 2 manga mainstream a caso con la speranza di acchiappare qualcuno. La trovo l'ennesima mossa triste, perché come sempre basterebbe un minimo sforzo, basterebbe dire qualcosa in più sul volume se si ha questa opportunità, ma niente, l'ennesimo manga lanciato a caso dicendo manga amico di Tizio e Caio. Che tristezza. Peccato, perché anche la copertina è davvero figa, anche se la classica copertina chip in cartoncino che vediamo sempre nei volumi economici. Stavolta hanno stampato anche dentro l'immagine, visto che non hanno fatto la sovracopertina, le alette le hanno stampate all'interno della copertina in cartoncino, così continua l'illustrazione. Per carità, carino, eh? Ma se non puoi aprirla, non puoi vederla tutta intera, non so quanto possa servire. Comunque, il volume non ha pagine a colori, è tutto in bianco e nero. A questo punto leggiamo la sinossi proposta dall'editore e poi, come sempre, vi dico che cosa ne penso. Nagitaira è un killer. Un proiettile lo ha reso un vegetale. Si risveglia solo quando qualcosa lo minaccia e ne innesca l'istinto omicida. A volte bisogna uccidere per tornare a vivere. Un manga sofisticato, violento, assurdo e geniale. Allora, sofisticato direi di no, violento e assurdo e magari forse un po' geniale, potrei anche essere d'accordo. La sinossi dice davvero poco, c'è da dire che Nagi prima di questo incidente era uno dei killer più talentuosi sulla piazza, c'è da dire che il tutto è ambientato in un mondo un po' alla rovina, dove la polizia non riesce a far fronte un po' a tutti i casini che si susseguono, quindi per risolvere i problemi spesso si assoldano assassini di professione. La sorella di Nagi si occupa proprio di fare da agente, da intermediario per suo fratello, cercando sempre di alzare l'asticella delle sfide, perché il fratello normalmente è ridotto davvero ad un vegetale, non risponde ad alcun tipo di stimolo, riprende i sensi e la sua devastante forza soltanto quando si sente minacciato, quando la sua vita è in pericolo, e la sorella spera in qualche modo che con questi stimoli potrà in qualche modo far riprendere il fratello. E qui la cosa abbastanza tamarra e divertente è che il nostro protagonista, che ha perso l'uso delle gambe, sta e combatte su una sedia a rotelle totalmente pimpata e rinforzata per i combattimenti, proprio customizzata con armi eccetera. Sicuramente una lettura abbastanza leggera, che usa degli espedienti a volte anche banali, anche un po' stupidi, ma semplicemente perché vuole avere anche una vena comica. Ho già sentito dire le peggio cose su sto titolo, ma mi sono chiesto: è divertente? Sì. Mi ha intrattenuto? Sì. È disegnato bene? Sì. Adesso ve lo mostro magari. Guardate che figata, questa è la prima creatura mostruosa che appare, questa è la sorella, questo è il fratello vestito un po' da combattimento, questo è lui che non risponde, però quando viene minacciato di morte praticamente riprende i sensi, questa è l'azione devastante davvero, con lui che con delle lame riesce a far fuori tutti i nemici, si mette anche a ruotare, veramente bagni di sangue, anche qui riesce per arrampicarsi su un muro a far uscire degli spuntoni anche dalle ruote, questo è un po' combattimento contro il primo boss, diciamo, è una potenza davvero devastante, anche qui poi troverà un espediente assolutamente per controbattere alla grande. Guardate anche qui che figata, e questo è un po', no, questo mondo alla rovina del quale vi stavo parlando, e arriveranno personaggi sempre più devastanti e fighissimi. Direi che ci sta alla grande, sicuramente me lo terrò come lettura fuori dalle righe e assurda, ma non sofisticata. Detto questo, ragazzi, spero che questi titoli possano incuriosirvi. Se li leggerete, se li prenderete o se li avete già letti, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Direi che per questo video è tutto, e se vi è piaciuto vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come lasciare un bel like sotto il video, così il video vola, va forte. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, è sempre un grande supporto per me e mi permetterà di portarvi contenuti sempre più importanti. Entrerete nella community, community che trovate anche nel gruppo Facebook di Nerdy. Entrate, venite a postare i vostri acquisti, venite a parlare con noi di manga, vi divertirete. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch, dove sono live molto spesso, e il link al canalino spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciando il mio contatto social, la mia pagina Instagram michelemario86, passate anche lì e lasciate un bel segui, ci sono tanti contenuti diversi, e mi raccomando, da poco c'è anche la pagina TikTok, vi lascio anche quella, se avete TikTok passate e lasciate un segui, perché anche lì ci sono video diversi. Detto questo, ragazzi, direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!